Ministro per le politiche agricole sulla tutela della denominazione di origine controllata del Prosecco. Ha la parola il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, senatore Patuanelli. Grazie Presidente, colleghe senatrici, colleghi senatori. Le eccellenze del patrimonio agroalimentare italiano sono una componente fondamentale dell'affermazione del Made in Italy sui mercati globali. E il sistema europeo delle indicazioni geografiche DOP e IGP ne rappresenta un potente strumento di promozione e tutela. Grazie alla distintività delle nostre produzioni, l'Italia è prima in Europa per numero di marchi riconosciuti. Sono 838 DOP e le IGP iscritte. L'Italia non produce cibo, l'Italia produce distintività, cultura, tradizione. Il settore interessa 285 consorzi di tutela e oltre 180.000 addetti per un valore della produzione pari a circa il 20% del totale agroalimentare nazionale. Oggi la ripresa del settore agricolo e della trasformazione industriale dipende in larga parte dalla crescita del mercato estero e i primi dati di quest'anno indicano che nel 2021 potrebbe essere superata la soglia storica di 50 miliardi di euro di esportazioni agroalimentari. Un risultato davvero eccezionale per i nostri produttori. È necessario pertanto potenziare il sostegno ai prodotti DOP e IGP, che costituiscono le componenti di maggiore penetrazione e successo nei mercati più dinamici e remunerativi. Una tutela che passa anche attraverso la lotta alla contraffazione del cosiddetto Italian Sounding, ambito in cui l'attenzione del Ministero è sempre elevata grazie alla costante ed efficace azione di controllo dell'Ispettorato e del Comando Carabinieri per la tutela agroalimentare. All'interno dei marchi a denominazione, il Prosecco rappresenta una tipicità esclusivamente italiana, nonché il caso di maggiore successo commerciale degli ultimi anni. Nel 2020 sono state prodotte 500 milioni di bottiglie per 2,4 miliardi di euro di fatturato al consumo, un dato che parla da solo. Nell'arco di poco più di un decennio dalla sua costituzione, il 2009, il Prosecco è diventata la prima DOP italiana del comparto del vino. Negli ultimi 5 anni sia le esportazioni che il valore della produzione sono aumentate di circa il 30%, arrivando a sfiorare una quota del 25% del valore totale nazionale delle DOP vino. Nello stesso periodo di tempo, il Prosecco ha svolto un ruolo determinante nella crescita delle esportazioni di vino italiano, fino a raggiungere nel 2020 una quota di oltre il 16% del totale. È del tutto evidente che il Prosecco traina tutto il settore agroalimentare. Oggi i 3/4 delle bottiglie prodotte sono collocati all'estero, in particolare nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Germania. Tale effetto trainante si riflette anche nei risultati dell'export di vino del primo semestre 2021, come dicevo prima, che cresce del 15,2% rispetto al primo semestre del 2020, a fronte di una crescita del 12,2% del settore agroalimentare nel suo complesso. È anche per tali ragioni che la vicenda oggetto dell'informativa odierna, che vado a ricostruire, è oggetto della massima attenzione da parte mia e del Ministero, al fine di tutelare il mercato agroalimentare italiano e una delle nostre eccellenze vitivinicole. Ebbene, nel mese di giugno la Commissione europea ha posto all'attenzione degli Stati membri un documento di lavoro relativo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea della domanda di protezione della menzione tradizionale Prosek del settore vitivinicolo presentata dalla Croazia ai sensi dell'articolo 113 del regolamento UE numero 1308/2013. Sin da subito, già nel corso del Comitato di Gestione Europeo del 29 giugno, abbiamo espresso la netta contrarietà alla proposta, in quanto non solo la traduzione di detta menzione corrisponde al nome della DOC Prosecco e delle DOCG Conegliano Valdobbiadene Prosecco e Colli Asolani Prosecco, protette come DOP e come tali iscritte nel relativo registro della Commissione, ma anche perché
e questo voglio sottolinearlo con forza, l'eventuale autorizzazione all'uso del Prosek croato avrebbe creato e creerebbe un pericoloso precedente di istituzionalizzazione dell'Italian Sounding. Ciò non di meno la Commissione ha ritenuto che non sussistessero ragioni ostative alla pubblicazione della domanda. E pur mantenendo ovviamente altissima l'attenzione sulla vicenda, tengo a rassicurarvi sul fatto che ad oggi non è stata ancora presa nel merito una decisione definitiva sulla registrazione del Prosek, dal momento che la normativa europea ci consente in sede di opposizione di far valere le nostre ragioni. Ad oggi la Commissione ha semplicemente dato l'assenso alla pubblicazione in Gazzetta della domanda. Tutta la fase di merito sarà una fase lunga che seguirà a questo percorso. Lo stesso commissario UE all'agricoltura, Janusz Wojciechowski, chiamato in causa dal sottoscritto e dai rappresentanti delle regioni, gli assessori regionali che ringrazio per il loro contributo e il grande lavoro che stanno facendo assieme al MIPAF, nel corso del recente G20 all'agricoltura, nell'asserire che la questione del Prosecco è assai specifica e che il punto di vista dell'Italia sarà preso in seria considerazione, ha dichiarato che la questione è tutt'altro che conclusa e, in una riunione con gli assessori a margine degli eventi del G20, ha dichiarato espressamente che DOP e IGP sono elementi da rafforzare e non da indebolire. Come previsto dalla normativa europea, dunque, nei 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione della richiesta di registrazione in Gazzetta Ufficiale, pubblicazione ad oggi non ancora intervenuta, faremo opposizione formale nei confronti della domanda croata. E lo faremo in modo adeguato e compatto, sia con l'ausilio delle strutture tecniche del Ministero, sia con la pressione, l'azione e l'interlocuzione politica che eserciteremo nei confronti di Bruxelles. È già stato attivato, infatti, un tavolo tecnico per predisporre una dichiarazione debitamente motivata relativa alle condizioni di ammissibilità, al fine di opporci a quanto proposto dalla Croazia. E permettetemi a tal riguardo un ringraziamento al sottosegretario senatore Centinaio, che oltre ad aver seguito immediatamente in prima persona la questione, anche in forza e in virtù della sua delega, oggi ha voluto essere presente proprio per rappresentare l'unità del governo e di come ci muoviamo in modo sincrono. Sin da subito ha attivato appunto un dossier, anche in ragione della sua delega, cui ho personalmente chiesto di agire assicurando il coordinamento necessario a rendere proficua ed efficace l'azione ministeriale nel suo complesso. Ci sono molti argomenti a sostegno delle nostre ragioni che mi fanno ben sperare sul lieto fine della vicenda, un lieto fine cui festeggeremo stappando un'ottima bottiglia di Prosecco, posto che in ogni caso, non essendo ancora intervenuta la pubblicazione della domanda da parte croata, gli elementi informativi di cui disponiamo sono necessariamente limitati. Non conosciamo ancora il merito e il contenuto della domanda, ma ovviamente la analizzeremo in dettaglio appena pubblicata in Gazzetta. Rilevo infatti che un eventuale riconoscimento della menzione tradizionale Prosek si pone in contrasto con l'articolo 33, paragrafo 2 del regolamento UE 33/2019, che ammette la coesistenza tra menzioni tradizionali DOP e IGP soltanto per le menzioni tradizionali protette anteriormente al 1 agosto 2009, e non è questo il caso. A tal riguardo, ricordo che già dai negoziati per l'adesione dell'Unione Europea da parte della Croazia fu avanzata da questo Paese una richiesta in tal senso e su opposizione dell'Italia tale richiesta venne respinta. Infatti la menzione tradizionale Prosek non venne iscritta nel registro della Commissione UE. Ci appelleremo inoltre a quanto statuito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea lo scorso 9 settembre nell'ambito della causa C783/19 Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne contro GB, nota anche come sentenza Champanillo, vale a dire che sussiste evocazione abusiva quando, cito virgolettato, l'uso di una denominazione produce nella mente di un consumatore europeo medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto un nesso sufficientemente diretto e univoco tra tale denominazione e la DOP. L'esistenza di un tale nesso può risultare da diversi elementi, in particolare dall'intercorporazione parziale della denominazione protetta, dall'affinità fonetica e visiva tra le due denominazioni e dalla somiglianza che ne deriva, e anche in assenza di tali elementi, dalla vicinanza concettuale tra la DOP e la denominazione di cui trattasi, o ancora da una somiglianza tra i prodotti protetti da tale medesima DOP e i prodotti o servizi contrassegnati da tale medesima denominazione, chiuse virgolette.
Ebbene, non spetta a me dirlo, ma appare indubbiamente come il termine Prosek, per la sua affinità fonetica e visiva, evochi nella mente del consumatore medio europeo proprio il Prosecco italiano. Peraltro non esiste un paese che si chiami Prosek, esiste una località del comune di Trieste che si chiama Prosecco. Pertanto ritengo che non ci siano le condizioni giuridiche affinché esso possa essere registrato. E se ciò avvenisse, infatti, verrebbe palesemente smentito un autorevole principio giuridico affermato dalla Corte di Giustizia europea e recentissimamente ribadito. Ho già sottolineato quanto sia grande, forte e importante la produzione di Prosecco per il nostro sistema agroalimentare vitivinicolo. A questo settore io ribadisco il mio impegno, l'impegno di tutto il Governo, metteremo in campo tutte le nostre forze e le nostre energie per bloccare questa errata ed assurda decisione che mortifica la storia e l'identità dei nostri territori e penalizza produttori e consumatori. Auspico vivamente, ma ne sono più che convinto, visto anche la richiesta di informativa, di avere il supporto di tutti voi, oltre che dell'intero Governo, per quella che necessariamente non può che essere una battaglia di tutto il nostro sistema Paese a favore di una delle sue più importanti e distintive eccellenze. Grazie.